benvenuti a questa nuova puntata di Pseudoscientist Land. Devo ammettere che ho avuto dei dubbi sul parlare di questo argomento con questo format, dato che ciò che inizierò a trattare adesso è molto vasto. Pensavo che avrei fatto un solo video quando alcuni mesi fa ho deciso di occuparmene, ma non ne sapevo niente e adesso mi sono reso conto che le cose da dire sono talmente tante che un solo video sarebbe stato un documentario troppo lungo e pesante da digerire. Inoltre, nel frattempo, sono accadute cose molto interessanti che si sono aggiunte e che non posso non analizzare. Prima di tutto, dovrò parlare in modo introduttivo della figura di Ettore Majorana e di Rolando Pelizza, perché se non si conosce la storia che ha dato inizio a tutto, difficilmente se ne possono capire le sfumature e retroscena. Chi conosce la storia di Ettore Majorana, perché magari la segue da anni, può considerare la prima parte di questo video come un piccolo ripasso, ma può benissimo andare nella descrizione del video e cliccare sulla timeline per saltare alla parte successiva. Iniziamo! Ettore Majorana nacque a Catania nell'agosto del 1906. È stato un fisico e accademico italiano che si occupò di fisica nucleare e quantistica. Faceva parte del gruppo denominato I ragazzi di via Panisperna e fu allievo di Enrico Fermi. In seguito potrei parlare più a fondo della sua vita, adesso però mi soffermerò solo su quello che lo ha reso un vero mistero e fonte di ispirazione per ipotesi fantasiose di ogni tipo su di lui e sulla sua ricerca. Nella primavera del 1938, a soli 31 anni, Ettore Majorana scomparve senza lasciare alcuna traccia. Le ipotesi sulla sua fine sono molte. Si pensò al suicidio, all'allontanamento volontario, al fatto che fosse andato in Germania per mettere le sue conoscenze a disposizione dei nazisti ed emigrato poi in Argentina dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo più di 80 anni ancora, non si sa per certo quale sia stato il suo reale destino, anche se nel tempo si sono fatte strada molte ipotesi suffragate da prove più o meno attendibili. Nel 2008 si occupò di lui anche la trasmissione Chi l'ha visto, che seguì una pista venezuelana. Secondo questa versione, Majorana sarebbe andato a vivere in Venezuela, dove sarebbe poi deceduto nel 1973. Ma la pista di gran lunga più affascinante, anche se la più improbabile e simile a un film di fantascienza, è quella che vorrebbe Majorana in un convento qui in Italia, dove negli anni 50 un certo Rolando Pelizza lo avrebbe conosciuto e sarebbe nata tra di loro un'amicizia. Avrebbero iniziato insieme a lavorare alla macchina di Majorana, di cui mi occuperò in questa puntata. Ci sarebbero anche prove a favore di questa ipotesi, periziate da esperti, ma oggi non parlerò di questo e mi focalizzerò solo sulla macchina. La fantomatica macchina di Majorana seguirebbe principi fisici sconosciuti e teorizzati da Majorana stesso. Quello che permetterebbe di fare è fantascientifico e attraverserebbe quattro fasi. Annichilimento controllato della materia. Rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi. Trasmutazione della materia. Traslazione della materia. Queste quattro fasi non sarebbero state raggiunte tutte a causa del fatto che ogni volta Pelizza e Majorana decidevano di costruire la macchina, questa veniva requisita da strani personaggi. Per ora basta così. Parlerò in modo più approfondito delle quattro fasi nei prossimi video. In questo primo episodio analizzerò un video che Rolando Pelizza ha girato nell'ottobre del 92 in Spagna e che mostrerebbe un esperimento con il quale sarebbe riuscito a realizzare la fase 4 della macchina, cioè a trasmutare della gomma a piuma in oro. Prima di farvi vedere il video e le sue parti salienti, che analizzerò in modo scrupoloso, vi faccio ascoltare un rumore fatto da tre colpi in sequenza. A questo punto vi chiedo di pensare che cosa credete di aver ascoltato. Vi darò delle opzioni. Un uomo che batte il piede sulla ghiaia. Un bambino che salta in una pozzanghera. Tre battiti di mano. Un acceleratore di particelle. In descrizione
troverete il link al video integrale. All'inizio scorre la storia del video. Pelizza lo avrebbe realizzato in Spagna per un suo amico scettico riguardo a quello che stava facendo con la macchina. Quindi Pelizza, che nel video cerca di far capire in ogni modo che non sarebbe esperto di riprese, avrebbe fatto quello che poteva. Premetto che il video sarebbe stato periziato insieme ad altri nel marzo del 2017 da Michele Vitiello, che ha uno studio di ingegneria informatica forense a Brescia, e che la perizia ne avrebbe accertato la veridicità. In pratica, tutti i salti e i difetti del video non sarebbero manomissioni, ma dovuti alla degradazione del video stesso su VHS prima di essere digitalizzato. Inoltre, non sarebbero presenti tracce di ritocchi digitali in post-produzione, quindi il video è del tutto autentico. Ma la perizia non entra nel merito dei trucchi che Pelizza potrebbe aver usato in presa diretta, quindi vale meno di zero. È inutile citare la perizia come prova dell'autenticità del video, perché non è vero. Pelizza mostra il magazzino dove avrebbe già lavorato al suo esperimento. Da ciò che dice si capisce che quello è anche un nascondiglio dove tiene i cubi già trasmutati nascosti dietro a dei sacchi di scarti di materiale, sacchi trasparenti di plastica che sembrano pieni di polistirolo. Mostra la macchina, ma mai in modo chiaro. La macchina però appare come un semplice cubo con un piccolo foro collegata ad una batteria di automobile. Per l'esperimento prende un cubo di gomma piuma e lo mette su un tavolo. Poi appoggia la telecamera e fa vedere all'amico i cubi già diventati oro e qui le prime perplessità. Toglie alcuni sacchi di scarti e mostra i cubi, ma dato che ognuno di essi peserebbe circa 65 kg, come si vede più avanti nel video, perché mai avrebbe dovuto impilarli in quel modo dato che ha ancora molto spazio intorno? Avrebbe potuto fare una pila più bassa e quindi fare meno fatica. Inoltre dice all'inizio che ci sono stati i muratori per riparare la porta e che questi hanno pure puntellato una trave che aveva ceduto. Quindi, da quanto usava quel magazzino come nascondiglio? Non temeva che i muratori potessero trovarli? In tutto questo tempo poi la camera non inquadra più il cubo di gomma piuma. Infatti, e qui vi anticipo la fine del video, dopo che il cubo si sarà trasformato in oro, Pelizza farà di tutto perché la telecamera non stacchi mai, mentre adesso se ne disinteressa. Non avrebbe potuto mettere il cubo di gomma piuma sul tavolo dopo aver mostrato i cubi dorati. Dopo aver fatto vedere all'amico i 128 cubi d'oro già prodotti, dice che uno lo ha già tagliato e che quindi sono 129 e con quello che cercherà di produrre in tutto saranno 130. A questo punto stacca la telecamera e la accende in posizione fissa sul cubo da trasformare. Ripeto la perplessità. Come si può essere sicuri che quello sia lo stesso cubo di prima? Non poteva mettere il cubo sul tavolo dopo aver acceso la macchina? Certo, qualcuno mi dirà che senza il cubo non poteva mettere a fuoco, ma sarebbe bastato che lo strizzasse come all'inizio del video o lo spostasse leggermente per poi rimetterlo nella sua posizione iniziale, ma ovviamente non fa niente di tutto questo. L'esperimento parte e qui commette il primo errore. Non avete notato nulla? Allora ve lo faccio rivedere. Pelizza passa la mano destra intorno cercando di non toccare il cubo e non si capisce cosa avrebbe potuto comportare, ma lo urta accidentalmente e si vede benissimo che il movimento della gomma piuma non è quello che avrebbe un cubo pieno appoggiato sul tavolo, ma sembra che sia un cappuccio di gomma piuma sopra qualcosa di più pesante. Senza contare il riflesso stesso della luce sui contorni a destra e sinistra che mostrano due righe sospette. Anche la parte bassa risulta sollevata rispetto al tavolo, anche se qui potrebbe essere il cubo a non essere tagliato perfettamente. A questo punto sentite cosa afferma prima di partire. Le sequenze, io dico un sì, dopo il sì sentirai un tac tac tac, sono tre scatti, tre fasci, come tu sai che uso tre, multiplo di tre per poter azionare. Come sai benissimo non so quanto può avvenire, sarà il primo colpo, il decimo, il cinquantesimo, il centesimo, non lo so. Parla di tre scatti ogni volta che dice sì, e dovrebbe essere la macchina a farli. Ma una macchina produrrebbe tre scatti cadenzati sempre allo stesso modo, con gli stessi tempi, non una sequenza a casaccio come si sente.
Qui Pelizza diceva sì, battendo semplicemente le mani. È incredibile come qualcosa di così palese non venga colto da chi vuole per forza credere a qualcosa. Ma andiamo avanti. A questo punto il video è molto noioso, Pelizza ripete più volte il tentativo di trasmutazione. E non si capisce perché una macchina del genere dovrebbe funzionare in modo casuale. Il metodo scientifico questo sconosciuto. Dice anche che la trasmutazione avviene con un bagliore che lo abbaglia per un minuto o due. Ma non poteva usare degli occhiali da saldatore, visto che li usava già nel 1976 in un video anch'esso periziato, in cui provava con la stessa macchina ad annichilire la materia? E perché finge di essere un imbranato con una telecamera quando già faceva filmati 16 anni prima? Dopo aver provato più volte, Pelizza sembra rinunciare, ma come nelle peggiori sceneggiature di film di fantascienza di serie Z... Ancora 5 o 6, quindi era deciso a rinunciare. Sì. 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 Un applauso per il gioco di prestigio riuscito maluccio in realtà. Prima della trasmutazione ci sono due sequenze ravvicinate di tre battiti di mano. Tra queste due sequenze e quella della trasmutazione, guarda caso, passa più tempo. Forse perché Pelizza si stava preparando al suo giochetto. Rivediamolo al rallentatore. Prima del bagliore si vede chiaramente un'ombra sulla sinistra che non si era mai vista prima e poi si vede distintamente che viene sfilato qualcosa dal cubo sottostante in modo anche non simmetrico. Dio buono per sto bagliore maledetto. Dio buono sto bagliore maledetto. Che valente recitazione da Oscar. O se preferite potete mettere la seconda parola dopo la quinta, più avanti capirete. Comunque, basta confrontare due fotogrammi, uno prima e uno dopo la trasformazione, per rendersi conto in modo inequivocabile che il cubo dorato è più piccolo di quello di gomma piuma. A questo punto Pelizza fa di tutto perché il cubo non esca mai dall'inquadratura e lo sposta su una bilancia per pesarlo dopo averne misurato i lati. E qui fa dei rapidi calcoli per dimostrare che è d'oro e per darsi una parvenza di scientificità, e questo mi ricorda qualcosa. Ma 9 per 9 farà 81? All'inizio del video viene scritto un semplice calcolo che dovrebbe provare senza ombra di dubbio che quei cubi sono dorati, perché il peso del cubo è quello che ci si aspetterebbe da un rapido calcolo delle dimensioni e del peso specifico dell'oro. Peccato che non sia così automatico e vi spiego il perché. Un cubo di quelle dimensioni potrebbe essere fatto di un materiale più pesante dell'oro, ma con una cavità all'interno, oppure da diversi materiali con pesi specifici diversi ma tali da portare a quel peso, oppure più semplicemente non essere di un materiale puro dato che esistono anche le leghe. Potrebbe essere di tungsteno che ha un peso specifico molto simile, oppure semplicemente potrebbe aver truccato la pesatura della bilancia. Il video continua e ci sono altre perplessità in merito. Nella parte in cui avrebbe tagliato i cubi in parti più piccole non mostra il lavoro, ma si limita a fingere di tagliarne uno. Poi spegne la telecamera e la riaccende al lavoro ultimato. Secondo voi, con una smerigliatrice di quella misura, rispetto ai lati dei cubi, sarebbe stato possibile eseguire quei tagli? Questa comparazione l'ho fatta per farvi comprendere ancora meglio come Pelizza non effettui alcun taglio in presa diretta, ma si limiti a fingere di iniziare il taglio. Inoltre vorrei spiegarvi meglio come secondo me i tagli che avrebbe fatto sui cubi
non sarebbero possibili con una smerigliatrice angolare di quelle dimensioni. Come si vede, il diametro del disco rotante è troppo piccolo, forse della misura standard di 115 o 125 mm di diametro, mentre i cubi misurati da Pelizza stesso avrebbero un lato di circa 15 cm. Questo significa che il raggio di taglio di Pelizza non poteva superare i 6,5 cm. Per tagliare i cubi avrebbe quindi dovuto ruotarli sulle quattro facce, come si vede fare con il tubo del video che vi ho messo come comparazione. Il problema sarebbe stata la parte centrale alla quale non sarebbe potuto arrivare. I tagli fin troppo regolari alla fine sono perciò impossibili con quella smerigliatrice, e se non credete a me, perché non chiedete a qualcuno che conoscete e che le usa per lavoro? Guardate che non è difficile avere un conoscente che usa abitualmente una smerigliatrice. Per non parlare poi dei residui che mostra. Quei frammenti da dove proverrebbero? Sono troppo grandi e irregolari per essere generati da una smerigliatrice angolare di quelle dimensioni, che non produce scarti del genere, e se anche Pelizza li avesse generati per la sua poca esperienza, come avrebbero potuto le quattro parti di ogni cubo essere alla fine così regolari? E in tutto questo non ho tenuto minimamente conto del fatto che Pelizza era da solo e che avrebbe effettuato i tagli, senza niente che tratteneva i cubi, neppure una semplice morsa, ripeto. Chiedete a un conoscente che usa una smerigliatrice angolare abitualmente se è possibile usarla così e ottenere quei risultati. A questo punto Pelizza pesa le parti dei cubi tagliati, ma qui non c'è niente di significativo da dire. Passiamo quindi alla trasmutazione del piccolo pezzo di gomma piuma, filmata secondo la data che appare il giorno dopo. All'inizio il pezzo non sta in piedi, quindi Pelizza lo fissa in qualche modo. E cosa fa? Invece di mettersi dietro al tavolo o di lato per mostrare l'operazione, copre la telecamera col suo corpo e ciò che si vede è solo il risultato finale. Ancora una volta la presa diretta va a farsi benedire, perché non si può sapere se dietro alla gomma piuma si celi già il pezzo di metallo. Però Pelizza, come avrebbe fatto per far sparire la gomma piuma davanti e rendere visibile il pezzo dorato dietro? Qui ci possono essere un paio di ipotesi. Sì. Sì, buono Carlo, buono, eh? Dio santo, meno male. Vediamo più in dettaglio cosa succede. Intanto anche qui il copione è lo stesso. La trasmutazione avviene dopo che Pelizza dice che effettuerà altri pochi tentativi. Esattamente al secondo tentativo dopo che lo dice, e dopo una pausa tra le sequenze leggermente più lunga delle altre. Il bagliore non si sprigiona dal pezzo trasmutato, ma da dietro la telecamera, e questo lo si capisce dal fatto che l'ombra che appare sotto il profilo del tavolo scompare durante la trasmutazione. Il trucco potrebbe essere molto semplice, dato che nel tempo del bagliore Pelizza avrebbe avuto modo di tirare via, magari con un filo, il pezzo di polistirolo che copriva quello di metallo, oppure farlo bruciare con un semplice innesco, e visti i video che aveva fatto in passato, questo poteva benissimo riuscirgli. In questo caso non posso essere certo di quello che ha fatto, anche se si vedono strane particelle volteggiare verso il basso attorno al pezzo dopo la trasmutazione. Residui di combustione o particelle di polvere cadute da ciò che ha usato per alzare la copertura di polistirolo? Adesso però vorrei farvi notare un piccolo e singolare particolare che potrebbe svelare che ci poteva essere un trucco. Pelizza inizia a tossire come se cercasse di coprire in qualche modo il rumore dei suoi movimenti, e mentre fa questo si vede chiaramente la sua ombra che sposta qualcosa, un oggetto formato da una specie di palo che aveva proiettato un'ombra dietro il tavolo per tutto il tempo, ombra che adesso non c'è più. Pelizza a questo punto stacca il pezzo dal tavolo e sentite cosa dice. Anche, pensa, questo è interessante. Anche. Ovviamente si è attaccato. Quindi in questo caso la trasmutazione provoca una sorta di attaccamento inspiegabile del pezzo al tavolo. Questo Pelizza, a mio parere, lo dice solo per giustificare il fatto che aveva incollato il pezzo al tavolo in modo da non avere problemi durante la sparizione della copertura. Inoltre, perché questo fenomeno non accade col cubo d'oro precedente?
Questo accorgimento non era necessario, dato che il peso del cubo gli avrebbe permesso di non muoversi durante la trasmutazione. In quel caso la superficie attaccata sarebbe stata tutta la faccia del cubo e, dato il peso, Pellizza non sarebbe riuscito ad alzarlo. Perché mai la trasmutazione di questo piccolo pezzo dovrebbe avere un effetto secondario che con il cubo non si presenta? A questo punto fa vedere di nuovo la macchina e la luce è tale da far capire chiaramente che il cubo non è affatto di metallo, ma sembra solo carta pitturata. E infine l'ultima scena. Pellizza cerca di trasmutare un altro pezzo e finalmente sembra farlo in presa diretta. Ma appena dice che farà pochi tentativi, qualcuno bussa e lo interrompe. Sentite. Però non d'accordo, sento dei scolpi, non va, rinuncio. Sì? Sì? Signor Rolando, dica. Era il jefe della fabbrica a Chiraverro. Non solo Pellizza tossisce di nuovo, come per dare un segnale a chi deve bussare, ma la voce di chi sta parlando con lui non sembra affatto provenire dall'esterno, ma è molto vicina, e questo potrebbe voler dire che Pellizza non era da solo in quella stanza. Il filmato si interrompe e riparte il giorno dopo, e qui Pellizza racconta un'altra cosa improbabile. Dice di aver nascosto tutto sotto il pavimento, di aver tolto le piastrelle senza romperle e averlo rimesso a posto, e mostra il punto in cui lo avrebbe fatto. Sul pavimento c'è della polvere, forse gesso, in prossimità delle piastrelle del pavimento che avrebbe rimosso. E sinceramente, sfido a trovare simili resti dopo aver posato delle piastrelle. Secondo voi, è realistico che una persona da sola possa fare in così poco tempo un tale lavoro, senza rompere niente e con una tale precisione? Anche in questo caso, chiedete a un semplice muratore se ciò che si vede è plausibile oppure no. Il filmato poi finisce con Pellizza, che mostra i pochi pezzi tagliati e pitturati che carica in macchina per portarli via. Sono convinto che tutti i mezzi usati da Pellizza per confezionare il video siano stati in presa diretta, perché è più veloce da realizzare ed inoltre tutto avrebbe avuto di sicuro un taglio più realistico. Ma la perizia non esclude affatto che Pellizza possa essersi servito invece di tagli ad hoc per fare tutto. Infatti, nel caso della trasmutazione del piccolo pezzo, poteva benissimo fare due filmati con la telecamera fissa a distanza di pochi minuti, impostando la stessa data e minutaggio, e poi fare una sorta di montaggio. Dite che questo non è possibile dato che la perizia lo esclude? Sbagliato, perché la perizia effettuata sui video questo non lo esclude affatto. Come si può leggere infatti, la perizia è stata fatta sui filmati già digitalizzati perché il nastro sarebbe stato troppo deteriorato per lavorarci sopra, e da quello che si legge su di essa. Dopo aver visionato attentamente tutti i file video, è evidente la presenza di stacchi, tagli, modifiche legate al montaggio. Queste tipologie di alterazioni possono essere divise in tre categorie in base al momento in cui sono state effettuate. Montaggio ed editing analogico, cioè si poteva in passato tagliare le pellicole fisicamente e poi riattaccarle. Montaggio durante la fase di digitalizzazione, in pratica durante la digitalizzazione si possono decidere le parti da acquisire e a quale velocità. Montaggio ed editing digitale, in pratica un montaggio post digitalizzazione. E infine, dai video analizzati non è possibile stabilire quale tipologia di montaggio è avvenuta, spesso sono presenti tagli netti e velocità aumentata, probabilmente per eliminare le parti non importanti dei video stessi. È possibile affermare che le modifiche effettuate sui video non sono inerenti al contenuto ma alla forma. Quindi la perizia esclude che ci siano stati trucchi in digitale, ma non sui nastri originali né durante l'acquisizione dei file. Dato che questo video però è su nastro magnetico e non su pellicola, l'ipotesi della presa diretta rimane la più plausibile, anche se all'epoca, e lo dico per una piccola esperienza personale, era possibile fare montaggi anche su VHS di due video differenti in uno solo, modificando anche l'audio se necessario. Beh, non so cosa potrete pensare adesso, ma spero che chi crede ciecamente a questa piccola opera di cinema amatoriale si ponga maggiori domande e magari ponga ulteriori quesiti a chi potrebbe spiegargli meglio cosa si vede nel filmato. Nel prossimo video parlerò finalmente del caso di Oscar Valente e chissà, magari prima di parlarne il diretto interessato si farà vivo. Per questo paradosso, ancora, non è tutto.